In un freddo novembre del 1860, Giosuè Carducci arriva a Bologna. È nato a Val di Castello, del comune di Pietrasanta, il 27 luglio del 1835, dal medico Michele e da Ildegonda Celli. Ha vissuto in Maremma, a Bolgheri e a Castagneto. Ha 25 anni, una notevole cultura letteraria, e ha già pubblicato un volumetto di poesie stampate nel paese dove ha insegnato qualche anno prima, San Miniato al Tedesco. Il libro è finito nelle mani del conte Terenzio Mamiani, ministro della pubblica istruzione, anch'egli poeta. È Mamiani che manda Carducci a Bologna, chiedendogli di coprire l'insegnamento di eloquenza italiana all'università, anche se il giovane professore aveva chiesto un più modesto insegnamento di greco per il liceo di Firenze. Carducci trova subito la città bella e seria, senza lusso. E forse, impronta proprio a questi caratteri di semplicità e rigore, anche l'immagine di sé, che negli anni sarà destinata a farsi conoscere a livello nazionale. Bologna non è una città troppo vivace culturalmente, e alle lezioni si presentano al massimo 3 studenti. Lo stipendio iniziale è di 242 lire al mese. I colleghi che frequenta più assiduamente sono il comparatista Emilio Tesa e il giurista Giuseppe Ceneri. Bologna mi piace, degli abitanti non so nulla, perché non conosco quasi nessuno, scrive un anno dopo. Arrivato in città, Carducci si ferma in una locanda, l'Aquila Nera, che si trovava nell'attuale via Rizzoli. Poi prende casa in via delle Banzuole, 4 stanze modeste, dove viene raggiunto dalla moglie Elvira e dalla piccola Beatrice. Infine, a maggio dell'anno seguente, tutta la famiglia si trasferisce in via Brocca Indosso 777. La casa che diventerà famosa per il melograno del giardino, l'albero legato alla morte del figlio Dante nel novembre del 1870, uno dei simboli della poesia italiana dell'Ottocento. Nel 1863, in una serata con amici a Firenze, Carducci recita il brindisi che lo renderà a lungo famoso, l'inno a Satana, intendendo con Satana tutto ciò che di nobile e bello e grande hanno scomunicato gli asceti e i preti con la formula «Vade retro Satana». L'inno verrà stampato e reso pubblico nel 1865 e poi ancora nel 1869, quando Pio IX apre in Vaticano il concilio ecumenico. È lo scandalo e il successo. Lo pseudonimo con cui il poeta si firma, Enotrio Romano, diventerà il suo nome di battaglia. Il professore comincia a portare in pubblico la cravatta rossa per provocare i borghesi e i conservatori. Sono gli anni del Carducci giacobino, gli anni di Giambi e De Podi, gli anni di Garibaldi, che tenta di conquistare Roma e viene sconfitto dai francesi a Mentana. Carducci freme e si indigna, interviene sui giornali e in pubblico, si mette contro il governo al punto di essere sottoposto a inchiesta ministeriale. Un suo componimento, nel 20° anniversario dell'8 agosto 1848, dove si allude alle rivolte degli operai per la tassa sul macinato, viene stampato in grandi manifesti e affisso per le vie della città. Carducci è ormai diventato ufficialmente il poeta di Bologna. Alla fine degli anni 60, il tipografo e libraio modenese Nicola Zanichelli rileva la libreria sotto le logge del Pavaglione. Nel 1873 Zanichelli mette in vendita le nuove poesie di Carducci. Il libro vende bene, 1500 copie, e da questo momento inizia un sodalizio che fa della libreria
il luogo strategico della vita culturale della città, il salotto intellettuale dove Carducci e gli amici si incontrano, discutono, giocano a carte. Usciti dalla libreria, passano al caffè del Pavaglione, che si trova all'angolo del portico, oppure al caffè dei Grigioni, o alla bottiglieria Cillario di via Rizzoli, o alla bottiglieria Rovinazzi. Sono questi i luoghi tipici della Bologna carducciana tra il 1870 e la fine degli anni Ottanta. Il Carducci pubblico che i bolognesi e ormai tutti gli italiani ammirano e seguono sui giornali vive all'inizio del 1870 l'esperienza che modifica profondamente la sua poesia. Conosce Carolina Cristofori Piva, gentildonna milanese, moglie di un ufficiale garibaldino. Quando Carolina, detta Lina e Lidia, entra nella vita di Carducci, si verifica un vero sconvolgimento poetico. Con Lidia rinasce l'amore per la bellezza antica che aveva caratterizzato il primissimo momento degli studi del poeta. La Grecia, il culto per il sole, per il dio Apollo, il desiderio di fuga in un mondo lontano dal presente diventano i temi delle Primavere elleniche, una serie di tre odi composte per la divinizzazione di Lidia, la premessa alla raccolta maggiore di Carducci, le odi barbare. Lidia è la primavera, la rinascita della vita, il culto pagano per la bellezza. L'avventura con Lina si protrae per un decennio. Centinaia le lettere scambiate tra i due amanti. Lui è ormai il leone, come lo ritraggono i giornali, con la chioma al vento e i numerosi volumi di opere tra le zampe. Lei è l'angelo, ma anche la pantera, come lui la definisce, pensando alla poesia di Baudelaire, che comincia ora a conoscere.